Allora, stanotte, prima di cominciare a camminare a Parigi, ci siamo seduti su una panchina, fuori dall'arena di Bercy, mentre c'è un giornalista brasiliano che sta parlando da ore, perché il Brasile è arrivato terzo nel concorso femminile della ginnastica. Ma l'Italia è arrivata seconda ed è per questo che ci siamo seduti. Perché adesso non dobbiamo solo fare il viaggio per tornare nel nostro appartamento di Parigi, adesso dobbiamo fare un viaggio di 96 anni, perché l'ultima volta, l'unica, era successo nel 1928 ad Amsterdam, è risuccesso oggi a Parigi-Bercy. E allora, Parigi, merci, merci beaucoup. Io sono Luca Pelosi e questi sono gli Olympic Days. Il 31 luglio 2024 è un giorno storico per lo sport italiano. Allora, il concorso a squadre di ginnastica è una cosa pazzesca. Io ci ho messo due rotazioni più o meno per abituarmi, perché tu cominci e vedi un esercizio che comincia alla trave, un esercizio al corpo libero. Ne sta finendo uno alle parallele asimmetriche. Nel frattempo c'è qualcun altro che sta saltando la cavallina e tu non capisci cosa sta succedendo. Il tabellone non è che ti aiuta tantissimo, ci metti un po' a capire che ti sta dicendo in contemporanea chi sta facendo l'esercizio e poi dopo ti aggiorna i punteggi e poi dopo ti aggiorna anche il punteggio di squadra e così tu tieni conto di quello che sta accadendo. Però prima di arrivarci e di capire quello che sta succedendo e come funziona, ci è voluta almeno una rotazione. Rotazione vuol dire che, siccome gli atleti vengono divisi, c'è un gruppetto che va alla trave, un gruppetto che va a quella che ci piace chiamare cavallina, un gruppetto che fa il corpo libero, un gruppetto che fa le parallele asimmetriche. Finita la rotazione, si cambia e si aggiorna il punteggio di squadra. Tra l'altro, alle nostre ragazze è capitato di far parte dello stesso gruppetto con gli Stati Uniti e con Simone Biles, che è proprio una cosa non solo bella da vedere, non solo bravissima, anche se non ha fatto tutti gli esercizi al suo massimo, ma è proprio magnetica. Questo succede quando fa un esercizio Simone Biles. Oh, quando tocca a Simone Biles cambia tutto. Basta che saluta e... Questa era Simone Biles alla cavallina. Oh, il brasiliano sta ancora parlando. E nel frattempo noi stiamo ancora pensando a quello che abbiamo visto, cioè ragazze che sono state costanti, che hanno avuto la capacità di rimanere sempre concentrate, anche se facevano parte di un gruppo dove l'attenzione era su altre, sulle americane, anche perché era pieno di americani Parigi-Bercy, ma americani che hanno applaudito anche le nostre ragazze. Allora, il tabellone ha appena inquadrato Simone Biles che sbadiglia. Sì, lei sbadiglia durante la finale a squadre e si vede che si annoia. Alla fine delle prime rotazioni, primi Stati Uniti, seconda Cina, terza Italia, che ha 225 centesimi di punto di vantaggio sul Canada. Allora, adesso la seconda rotazione comincia con le parallele asimmetriche. Non è che comincia, in realtà è già cominciata, però noi ci vediamo le parallele asimmetriche perché l'attrezzo sta esattamente sotto di noi. Allora inizia la rotazione finale, l'Italia è ancora seconda, 125-529, terza la Gran Bretagna, 124-164. Ora le nostre saranno impegnate al corpo libero. Primi, neanche a dirlo, gli Stati Uniti, questi. Allora la povera Alice D'Amato sta eseguendo il suo esercizio alla sbarra mentre c'è un cancan che accompagna la brasiliana Sarava al corpo libero e non mi pare un grande aiuto per la concentrazione, però
fa parte del gioco e in effetti Alice D'Amato qualche errore l'ha fatto. Adesso vediamo come conclude il suo esercizio. Però sentite un po' come si fa a fare la sbarra con questo casino, sentite. Brava Alice! Ora io non lo so per chi era questo applauso, perché nel frattempo si stava concludendo la prova al corpo libero della brasiliana, si stava concludendo l'esercizio della romena Ghigo Arta alle parallele asimmetriche, ma nel frattempo Alice D'Amato, che sì, qualche errorino l'aveva fatto, è atterrata dalla sbarra in un modo fantastico. E quindi noi che facciamo? Facciamo che questo applauso, che probabilmente era per tre atlete, ma forse un po' più per le altre due, noi ce lo prendiamo tutto per Alice. Ora, mentre Manila Esposito sta aspettando il voto alla sua prova, nel frattempo alla sbarra c'è Fenton, britannica, e quindi noi cosa dovremmo fare? Aspettare il voto di una o guardare con occhio un po' malandrino l'altra? Ma soprattutto alle Olimpiadi si può guardare con occhio malandrino un'avversaria? No. E poi dovremmo guardare anche il Brasile, perché Barbosa ha concluso il suo esercizio alla cavallina con 13.366 e lì bisogna stare attenti anche a difendere il podio qualora dovesse sfuggire il secondo posto. Voi capite in che situazione ci si trova all'ultima rotazione? Allora, abbiamo fatto i conti, l'esercizio pazzesco di Rebecca Andrade ha portato il Brasile a 164.497, l'Italia a 151.661, ma manca l'esercizio di Angela Andreoli, che quindi deve fare 12.856 per superare il Brasile. La Gran Bretagna è quarta con 150.663 e le manca l'esercizio alla trave di Kinsella. I love shopping con la ginnastica. Vabbè, questa è dimenticabile. Forse la cancelliamo, forse no. Bravissima Angela! L'abbiamo detto tre volte, insomma, per tre volte ha fatto delle cose difficili, molto brava. Scusate se non siamo tecnici, ma noi non siamo tecnici, noi ci emozioniamo per lo sport. E come fai a non emozionarti in questo momento? Si avvia la conclusione dell'esercizio di Angela e si prende gli applausi di tutta l'arena di Bercy. E questo non è solo un viaggio di 96 anni, è anche un viaggio di 117 km, perché se ci sono 96 anni tra Amsterdam 28 e Parigi-Bercy 2024, ci sono 117 km tra Pavia e Brescia. A Pavia c'erano le piccole pavesi, le protagoniste dell'argento di Amsterdam. Ne trovate traccia nel podcast dedicato alla ginnastica artistica. Tutto questo miracolo, questa squadra, invece nasce a Brescia, nasce da Enrico Casella, è un ex rugbista ed ex ingegnere nucleare. Solo che a un certo punto, dopo aver smesso col rugby, smette anche con l'ingegneria nucleare e che fa? Si dedica alla ginnastica. Dove? A Brescia. E cosa c'è di ginnastica a Brescia? Niente. E lui cosa che fa? Costruisce una palestra da zero, inizia a fare reclutamento di ginnasti e ginnaste da zero, insieme alla moglie, ex ginnasta, e piano piano mette su una scuola dove alla fine sono passati tutte le migliori ragazze italiane nella ginnastica. Vanessa Ferrari è uscita da lì e 40 anni dopo Enrico Casella ha costruito la medaglia d'argento nel concorso a squadre. Che questo gruppo è insieme da tantissimi anni, Giorgia, Elisa, Alice, Asia sono venute a Brescia quando avevano 10 anni, quindi vabbè, Angela è di Brescia, Manila si è aggiunta solo da 2 anni, però questo gruppo ha lavorato, quindi sono 11 anni che lavoriamo insieme. Ho giocato a rugby anche a buon livello, quindi il concetto della squadra, il concetto di lavorare tutti insieme e cercare di sopportare l'altro, è chiaro che è uno sport individuale, però diciamo che noi abbiamo cercato in questo sport, che resta uno sport individuale, di dare uno spirito di squadra, e questo sicuramente le ragazze l'hanno seguito in pieno, l'hanno capito, hanno sempre reagito alle avversità che ci sono, perché è lo sport così, tutti gli sport sono così, e non si sono mai abbattute. Allora, vediamo, Alice non è ancora consapevole di quanto forte è, questo è, io le ho detto già qualche anno fa,
era un all-around, è la più forte all-around che abbiamo. Credo che un'emozione così grande non l'ho mai provata, ma in niente proprio. Elisa è la più... Si è girato a guardarla. È la più intelligente dal punto di vista, anche dal punto di vista motorio. C'è la medaglia. Sì, allora è partita bene la mia Olimpiade, poi purtroppo all'ultimo attrezzo, nell'ultimo elemento a un arrivo ho riscontrato un problema alla caviglia, in cui ho fatto poi successivamente dei controlli per valutare anche la gravità e se era possibile fare almeno la parallela in finale a squadre. E questo è avvenuto e non posso essere che più contenta di essere poi riuscita con la squadra a raggiungere un obiettivo storico, quindi l'emozione è tanta e le parole sono veramente poche in questo momento. Manila è arrivata da 2 anni, 2 anni fa il suo repertorio non era questo, però è una lavoratrice incredibile e poi soprattutto una garista incredibile, quindi quella che è la più garista di tutte oggi è quella che ha fatto un errore, perché questo è lo sport, ma ovviamente questo non conta nulla perché si vince e si perde tutti assieme, quindi è una grande garista e ha saputo in questi 2 anni fare dei passi da gigante. Devo ancora realizzare di essere qua, quindi prendere una medaglia ancora non ci siamo arrivati, diciamo. Giorgia Villa purtroppo ha un problema fisico alla schiena che le impedisce di esprimersi al massimo livello, ma è la nostra certezza in parallelo. Quindi in questo momento lei è limitata da questo problema, ma alla parallela noi sappiamo come mettiamo su e lei arriva in fondo con l'esercizio. Era importantissimo per noi avere questo. È una ragazza solare. E poi chi abbiamo? Angela. È di Brescia, di San Polo, cittadina pura. È stata un po' sfortunata perché quando c'è stata la pandemia lei era da junior e avrebbe fatto sfracelli veramente, era molto più avanti. Dopo la pandemia l'ha rallentata, non ha fatto esperienze come junior perché le gare non c'erano e ha sofferto un po' poi il passaggio perché ce l'ha fatto l'uscita a entrare con il suo Carlo, nel senso che ha fatto la base, non so se... E l'aveva fatto già quando era in Serie A, l'abbiamo provato. Poi prima di iniziare l'esercizio a corpo libero, ammetto, avevo ansia perché sapevo che il mio esercizio poteva costare un gradino del podio e magari anche il più vicino alla medaglia d'oro, quindi avevo ansia. Elisa è venuta lì sotto come tutte le mie compagne e mi hanno aiutato e sostenuto fino alla fine, mi hanno detto di divertirmi, che comunque vada noi eravamo qua, siamo qua alle Olimpiadi. E poi sono riuscita anche a terminare un ottimo esercizio e a guadagnarci un argento olimpico, quindi che dire. E alla fine di questa giornata, a parte la gioia per l'Italia, ci sono altre 2 o 3 cose che ci rimangono. La prima è che abbiamo scoperto che mentre succedeva questa cosa, nel giro di più o meno 40 minuti, l'Italia si prendeva tutti i metalli possibili, perché si prendeva l'oro nella spada femminile a squadre, al Grand Palais contro la Francia, deve essere stato anche divertente per chi c'è stato, e il bronzo di Gregorio Paltrinieri negli 800 stile libero. E poi abbiamo scoperto quanto è popolare la ginnastica in Brasile. Mentre le interviste alle ginnaste italiane erano finite, 20 minuti dopo ancora c'erano circa 30 giornalisti brasiliani che intervistavano le ginnaste brasiliane. E l'ultima cosa che abbiamo scoperto è che il popolo della ginnastica è un popolo che ama prima di tutto questo sport. Allora, siamo fuori dall'arena di Bercy, l'Italia ha vinto questo storico argento e ci sono tanti appassionati, tifosi e credo ginnaste? Ex ginnaste. No, io tuttora. Allora, perché è così bella la ginnastica? Ti dà delle emozioni che gli altri sport non danno. È spettacolare, anche se non sei una ginnasta è impossibile che non ti piaccia. Tu ti chiami? Virginia. Tu ti chiami? Sara. Sara, è bello vedere l'Italia che vince, ma quanto è bello anche ammirare tutte queste altre atlete che hai visto oggi. È bellissimo, è un sogno cioè, proprio che si realizza, credo. E poi vabbè, quest'anno avevamo tra le più grandi, credo, della storia, quindi credo cioè, sia stato un'emozione indescrivibile, cioè, non possiamo descriverla davvero. Tu ti chiami? Chiara.
Chiara, hai avuto paura agli ultimi errori al corpo libero? Prima stavi contando i punti, com'è andato? Diciamo che le mani sudavano molto, l'ansia era tanta, però è stata un'emozione e Angela è sempre una certezza, quindi credevamo tanto in lei e la campionessa europea, insomma. Esatto, quindi come eravamo lì a Rimini a vedere gli europei, stesse emozioni ma amplificate perché l'Olimpiade è l'Olimpiade. Il nome? Erika. Erika, tu sei la chioccia del gruppo? Sono la chioccia. Hai praticato ginnastica anche tu? Non ho ancora smesso. Quanti anni sei sposto? 50. 50, complimenti. Quanta passione serve per continuare la ginnastica fino a che le forze ci sono? Dei sacrifici in mani e il doppio della fatica di qualsiasi altro sport, secondo me. Poi, ti dà delle doppie su delle soddisfazioni. Siamo arrivate anche noi. Vi siete viste tutte le gare? Tutte. Quindi non è ancora finita? No, assolutamente. L'ultima è? Iris, qual è l'esercizio più bello che hai visto oggi? Credo la trave di Alice. La trave di Alice, sì, ha strappato applausi pure dall'altra parte del palazzo. Sì. Forza Italia! Grazie ginnastica artistica, grazie ragazze, grazie Parigi, merci. Parigi, merci. Olympic Days è un podcast scritto, letto e montato da Luca Pelosi, cioè da me. E vi chiedo solo una cosa, se vi piace, ascoltatelo e condividetelo. Ah, in libreria c'è anche il grande libro dei quiz sulle Olimpiadi, dove c'è una domanda sulle piccole pavesi che è ancora valida. È anche in ebook, leggetelo o scaricatelo.